ragazzi, ci siamo i Grazie, siamo tornati qui con un nuovo video e oggi siamo con un vlog che non abbiamo mai fatto di solito. Un vlog per fare cosa? Per aggiornarvi un po' sul canale, su tutto quanto e per darvi alcune informazioni future in modo che non si ripeta quello che è successo poco tempo fa, no? Che è successo? Il fatto che abbiamo fatto video, tutti si preoccupavano che noi non ci stavamo più su YouTube, era finito tutto quanto, morti. La cosa primaria che volevo dirvi era che ci siamo sciolti. No, sul serio. No, la cosa primaria che volevo dirvi era che io partirò oggi, cioè quel giorno che uscirà questo vlog io sono partito, quindi partirò fino al 24, starò fuori, oltretutto... Forse mi perdo pure le due partite da Roma, però vabbè, quelle sono dettagli. Sì, non ci frega un cazzo. E partirò quindi in queste settimane, i video saranno un po' rallentati, perché adesso, come vedete, siamo sempre vestiti uguali. Li vedrete, ci vedrete sempre vestiti uguali anche nei prossimi giorni, perché stiamo registrando i video tutti insieme in modo da averceli preparati per quando io starò fuori, ok? Sì. Tu se lavamo, Io comunque rimango a Roma, se vi interessa. Lui rimane a Roma, io parto e vado dove sono andato l'anno scorso, in Calabria, a Nicotera, dove ho incontrato pure molti di voi, tra l'altro. E niente, quindi dirvi che non vi preoccupate se esce un video in meno, perché è normale. Abbiamo preparato 5 video, uno esce oggi, ne vedete altri 4 da qui fino al 24-25. Quindi tutto qua. Avrete 4 video in 2 settimane invece che 6. Tutto, 2 video in meno ci avrete. Quindi non vi preoccupate, uscirà forse un video ogni 3-4 giorni. Però vabbè, se siete tipo di Calabria, vicino Nicotera, veniteci a trovarmi, siamo lì, siamo freschi, siamo pronti per bere, per giocare, per nuotare, per volare, per tutto quanto. Questo è un invito in diretto a Paolo Cannone in realtà, quindi... No, ma Paolo Cannone lo so che sta tipo a Sibari, quindi è lontano da Nicotera, quindi non ci potremo incontrare purtroppo, se no io dicevo le incontrasse. Detto questo, se da fuori magari mettono di parlare grazie. Detto questo, andiamo ad affrontare il tema principale del video. Ridiamo perché mentre noi parliamo la telecamera da un po' di tempo decide di girarsi lo schermo, quindi ci vediamo capovolti. Comunque, dicevamo, il tema del video più o meno è il fatto del canale. Come sta andando dopo che siamo tornati? Abbastanza bene, direi. Cioè, le visualizzazioni sono sempre buone, gli iscritti sono un po' meno, però nel senso, comunque non ci lamentiamo, vanno bene. E vedo che molti di voi, sotto ai video nostri, si preoccupano. Cioè, no che si preoccupano, proprio, ma perché non fate iscritti? Ma che cazzo te frega? Cioè, ma se non ci frega a noi e continuiamo a fare video, ma perché a te deve interessare che noi non facciamo iscritti? Cioè, non capisco. Se non facciamo iscritti vuol dire che facciamo schifo, non ti piacciamo più. Se tu sei iscritto e ci conosci, ti guardi i video e che cazzo ti frega se non fanno iscritti, no? Cioè, molti di voi hanno questo ragionamento, non riesco a capire. State tranquilli, che fatevi i cazzi vostri, guarda semplicemente. Che ridite. Sei rigirata la telecamera. Allora, molti di voi adesso si staranno chiedendo perché Xenic non va in Calabria. Perché abbiamo litigato, giusto? Perché non ci viene in Calabria? Non mi mette cose, non mi va semplicemente perché non mi piace il mare. Quindi sono stato l'anno scorso, per carità, c'è stato bene, ma preferisco l'asfalto, il cemento, il caldo. No, in realtà lo deve fare il gold sul League of Legends. Esatto. E quindi ha deciso di non partire. E sono promo, regà, quindi. Perché se non cogli l'occasione ora, poi non avrà il bordino. Per chi gioca a LOL non ci avrà, cioè, non ci avrà le ricompense. Esatto. Se non arriva a un certo livello, quindi si deve un attimo chiudere a livellare. Detto questo, ieri mi sono comprato, ieri quando sto registrando il gioco, mi sono comprato No Man's Sky. Non so se voi lo conoscete, tu lo conosci? Dio, sì, io conosco, non abbiamo parlato ieri. Ok, sì, giustamente. Era una domanda retorica. Ah, tu lo conosci? Sì. Ok. Ho comprato No Man's Sky. Perché ridi? No senso comunque. Ho comprato No Man's Sky e invece sto chiude parecchio. Cioè, tipo, per chi non lo conosce, è un gioco dove devi esplorare il mondo. Cioè, l'universo. Ma perché ridi? Non lo so. Vabbè. Mi viene da ridere. Vabbè, poi, boh, non vi posso dire perché. Non vi posso dire sta cosa, però vedrete un video su In Segreto dove più o meno avrà questa crisi isterica, perché l'abbiamo già registrato. Però ve lo vedrete dopo. Giuro che sono sobrio comunque. Secondo me no. Non lo so perché, ma... Comunque, ho comprato No Man's Sky. Farine! Che palle! Farine, No Man's Sky. Sì, un po', vabbè. Call of Duty. FIFA 2015! No, FIFA no. Destiny. What is my destiny? Wow. Allora, dicevo, ho comprato No Man's Sky.
Lo dico io, fammo di a me così. Ah, perché non lo conoscesse, è un gioco dove puoi. Vedi che muoio io. Dove puoi andare da un universo. È tipo Minecraft, tu puoi invece di esplorare per un mondo, esplori un universo. In questo universo trovi delle sostanze. Per esempio, puoi trovare lo stronzio. Lo stronzio è un elemento della tavola periodica. Tu non lo sai, però è vero. E comunque puoi trovare degli elementi dove poi puoi craftare le cose e poi fatte le navicelle, le armi nuove. Poi vai da un mondo all'altro, scopri nuovi mondi. Il bello è che se tu arrivi su un pianeta, non è stato mai visitato da nessuno prima d'ora. Quindi tu sei il primo nel mondo, nell'universo. Perché mi fai del mondo? Non lo so. Nel mondo ad essere arrivato a... in quel pianeta, tipo dare anche il tuo nome. Io il mio pianeta l'ho chiamato Darrylandia. Quindi se... Mamma mia, che tristezza. Se giocate a No Man's Sky e vedete un pianeta che si chiama Darrylandia, sappiate che è il mio paese natale. È il mio pianeta natale. Ok. E quindi niente, mi ci sto chiedendo parecchio. Tipo adesso non vedo l'ora di finire di registrare i video perché voglio andarci a giocare. Io vorrei fare il gold sul LOL invece. Se vi piace potreste anche vederci dei video. Però non so quanto può essere adatta a YouTube, soprattutto al nostro pubblico. Cioè tipo uno come Gabbo potrebbe farlo tranquillamente, perché il pubblico suo è abituato a vedere determinati video. Il nostro pubblico non è molto abituato a vedere No Man's Sky. Quindi prevedo un 2000 visualizzazioni. Sì. Quindi non so se lo faremo. Cioè se devo fare un video per farlo vedere a poca gente, è inutile che lo faccio. Gioco da solo e basta, no? Male che va, lo faremo in streaming, non è vero, perché è sulla PlayStation. Quindi niente, è bello. Comunque sappiate che è bello, io ci gioco. È un bel fate gioco. Finta che ci giochiamo insieme. Ah ragazzi, questo vlog era soprattutto un po' di cazzeggio, perché lui ride. Lo so, mi è da ridere. Però era più che altro per annunciarvi il fatto che ci saranno meno video sto periodo, e per il fatto che mi sono comprato questo gioco carino, e per il fatto di non preoccuparvi se... non ho fatto, se non facciamo pochi iscritti, perché li rifaremo, tranquilli, conquisteremo YouTube Italia. Ragazzi, grazie, è tutto. Noi ci becchiamo al prossimo video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi, commentate, lasciate mi piace, lasciate giftate le schiene sul logo. Comprate le magliette, info@toniro.it. Bella.